Buonasera. Buonasera, signor Sindaco. Buonasera, e in questa torrida serata di fine agosto, qui da Porta Comaro, la banda comunale al gran completo, proprio quella delle grandi occasioni, vi porge il suo benvenuto e vi ringrazia di essere così numerosi come sempre. Dovete sapere che questa è, noi durante l'anno partecipiamo a numerose manifestazioni, ma questa è la nostra manifestazione. Il concerto di San Bartolomeo è quello che ci impegna maggiormente tutto l'anno per prepararci e farlo al meglio. Quindi grazie che con la vostra presenza supportate questa serata che per noi è davvero importante, la sentiamo senza nulla togliere alle altre, più di tutti gli altri concerti che facciamo durante l'anno. Grazie ancora. Chiaramente è doveroso ringraziare l'amministrazione comunale per tutto quello che fa, anche per noi, per la banda. È doveroso ringraziare la Protezione Civile, la Proloco, il gruppo degli Alpini e tutti quelli che in qualche modo sono coinvolti nella preparazione di non soltanto il concerto di questa sera, ma tutte le manifestazioni collaterali alla festa di San Bartolomeo. Ed un grazie, ripeto, ancora a voi. Io chiamerei a questo punto il signor sindaco a dirci due parole e aprire la serata. Lei, signor sindaco. Buonasera a tutti. Io rinnovo il ringraziamento a tutti voi per essere qui questa sera. Questa è forse la serata più importante dei festeggiamenti di San Bartolomeo, che è una serata che aspettiamo di anno in anno. Pronti poi magari a criticare quello che fate, ma poi lo vediamo poi alla fine. Scherzo, perché siete sempre dei maestri, sempre ci fate emozionare tutti gli anni, quindi sono sicuro che anche questa sera vi ripeterete con la solita maestria, con le solite bravure. Questa sera però mi dicono che c'è un concerto abbastanza corto, per cui ho rivoluzionato un attimo quello che volevo dire. Per ringraziare tutti, quest'anno io vorrei ringraziare una persona in particolare, uno straniero nel senso che è nato a Castiglione e quindi è fuori comune, nasce nel 29 e comincia da ragazzo a lavorare nell'elettricità. Scoppia la guerra, va in guerra, va in marina, sopravvive a un affondamento, mi pare, perché poi ha scritto tutte le sue memorie. Ritorna nel 45, incomincia con una moto ad andare a comprare le lampadine e andare a distribuire nei paesi vicini. Apre un primo esercizio, poi un secondo, sempre nella zona del Pozzetto. Poi si sposta a metà di Corso Marconi, di Corso Matteotti. Sto parlando del Guarino Meschia. Il Guarino, dimmi. Guarino, come dicevo, è nato nel 29, quindi 19, hai ragione, perché ha 98 anni, ha 19, 98 anni, quindi non tutti i giorni sono uguali, ci sono dei giorni con degli alti e dei giorni con dei bassi, questo è un giorno con un basso, ma se non è lui qui a prendere una targa, c'è Claudio, vieni un attimo per favore. Claudio e Piero sono i due figli che l'hanno affiancato prima e adesso l'hanno sostituito. Il Guarino lo vediamo seduto, sorridente, però appunto, come dicevo, non tutti i giorni sono qua. Abbiamo scritto, nato ad Asti il 25/9/1919. Per tanti tanti anni ci hai accompagnati col tuo lavoro, del tuo impegno quotidiano. Un grazie di cuore da parte di tutti i portacomaresi. Grazie.
detto questo, un altro pensiero va per prima cosa a tutti gli amici che non possono essere con noi qui questa sera. Gente allettata, gente che per lavoro ha purtroppo degli altri impegni, che però ci è vicina nel pensiero. Un pensiero che rivolgiamo a tutte le persone che sono mancate quest'anno. Un pensiero in particolare a chi mi ha preceduto come sindaco, e quindi vorrei un vostro saluto per Idalo. Idalo è sempre stato qui con noi, è sempre stato vicino alla banda, quindi sicuramente sarà anche questa sera. Detto questo, niente, non mi resta che salutarvi, augurarvi buon San Bartolomeo, a ricordarvi che purtroppo quest'anno non siamo riusciti a vedere le giostre, ma in qualche altro modo sì, cercheremo di supplire, c'è il banco di beneficenza, quindi ricordatevi di passare dal banco. Grazie ancora e buona festa. Grazie sindaco Pedini. Come ha detto, questa sera abbiamo un repertorio corposo che spazia un po' in tutti i generi della musica, da quella classica, quella swing, quella jazz, ma penso che una spiegazione dell'attività della banda, la persona più adatta a darcela sia il nostro presidente, Andrea Ottenga, che chiamo qui, un applauso all'instancabile anima della banda. Grazie Andrea. Grazie Stefano, questa sera facciamo già un bel applauso di incoraggiamento al presentatore che quest'anno si è prestato in questo nuovo ruolo, quindi grazie Stefano a te e della tua disponibilità. Grazie innanzitutto a voi che siete qua, sempre numerosissimi come ogni anno, siete presenti ed è questo ci dà forza, ci dà stimolo, ci dà coraggio per continuare nella nostra attività. Noi arriviamo già da un periodo intenso, perché chi segue un po' le nostre manifestazioni sa bene che abbiamo da poco terminato il campus musicale estivo con numerosissimi ragazzi provenienti un po' dalle varie regioni d'Italia, con insegnanti di primo calibro dal Reggio di Torino alla Deutsche Oper di Berlino. Quindi è stata un'esperienza che per quest'anno era già la terza, il quarto anno che facciamo, è un'esperienza però sempre nuova, sempre divertente, e in questo devo dire però anche impegnativa, e il mio grazie va a tutte quelle persone che a vario titolo hanno partecipato e ci hanno dato una grossa mano per riuscire a rendere al meglio questa manifestazione, quindi le cuoche, le varie associazioni che ci hanno sostenuto e che già prima ha ricordato Stefano. Detto questo, il mio personale pensiero va anche a Idalo, è doloroso, perché come sindaco ci ha aiutato molto aiutato la nostra associazione. Se noi oggi abbiamo una sede prestigiosa dove poter eseguire, dove fare delle importanti manifestazioni come quelle che appunto vi ho citato poc'anzi, è grazie al suo impegno, e quindi noi altri siamo affettivamente legati alla sua persona e desideriamo anche ricordarlo questa sera. Saluto qui il presente, vedo qua davanti il maestro Nando Francia che ci segue sempre con piacere, quindi grazie Nando, il maestro Francia di Parigi, grazie Nando che ci segue sempre con affetto, ogni anno sei presente qua con noi, a noi ci fa piacere perché la tua musica la suoniamo volentieri, averti ad ascoltare, no, il piacere si fa doppio. Questa sera poi ricorderemo anche altre persone che non ci sono più, oltre Idalo Raso, vogliamo ricordare anche Armando Cavagnero, uno storico sassofonista della nostra associazione di Castiglione, che ha suonato qui con noi per numerosissimi anni, e Armando era anche lui un amico come Marcello De Grandi. Marcello era un altro bassista che anche quest'anno si aspetta. Purtroppo l'associazione è fatta di tante persone, di un ricambio, ci sono i giovani che entrano, gli anziani, qualcuno lascia lo strumento, qualcuno va avanti come dicono i nostri amici alpini, noi però non ci scordiamo di loro. In ultimo ricorderemo anche un altro caro amico, un amico che c'era sempre alla festa di San Bartolomeo, che era Davide Seminara, che è da alcuni anni che è scomparso,
scomparso prematuramente, e che durante la festa chi è di Portacomaro non può scordarsene. Era sempre nel gruppo con i giovani, che girava e andava in autopista, era qua sempre con noi, e quindi vogliamo dedicare un pensiero anche a lui. Da un po' di anni, dalla sua scomparsa, sono passati un po' di anni, ma non è venuto meno anche il nostro affetto. Detto tutto questo, desidero augurare a tutti voi buone feste di San Bartolomeo, tutti quanti, anche se non ci sono le autopiste, per noi va bene, perché così riusciamo a suonare senza rumore delle autostoriche, che non è così. Cioè, vedi, non tutti i mali vengono per nuocere, no, le autopiste le vogliamo, speriamo il prossimo anno ci siano. Va bene, buona serata a tutti, grazie. Ma Presidente, la zia, No, non possiamo esimerci da chiamare qui la Nicoletta Cellino, anche questa sera, che è la zia del Presidente. Eccola qui, benvenuta Nicoletta, ti lascio la parola. Qui abbiamo un artista, musicista, compositore e anche presentatore questa sera, vedi? Tutto fa. Andrea ha recuperato, si è salvato in corner, perché ha detto che non andava bene l'autopista, ma ha detto no, che le vuole, lo sai che io sono legata all'autopista. Poi aggiustavamo i conti, se no. Va bene, scherziamo. Io vi rubo solo un attimo. San Bartolomeo 2017. Anche quest'anno non poteva mancare la nostra brava banda musicale, che ci vuole allietare con un concerto magistrale. Poiché ci sono diverse persone da ricordare, non mi voglio dilungare. Buona festa di San Bartolomeo a tutti i presenti, desidero augurare, senza scordare chi non ha potuto partecipare perché è ammalato o perché lassù se n'è andato. E allora è doveroso dire una preghiera, un eterno riposo. Cordiali saluti a tutti gli intervenuti. Grazie, Nicoletta, grazie.